Allora, io mi traierei pesantemente, essendo così vicino. Direi che a questo giro... Materia Thunder, attenzione. Attenzione, Materia Thunder. Li possiamo personalizzare, ad esempio... La mitragliatrice... No, ma... La pistola normale potremmo mettere una Materia Thunder. Ci proviamo. Perfetto. Io continuerei col mitraglietto, perché col gruppo con cui arrivano... La quantità di bestie che arrivano mi sembra la cosa più facile. Arriva, è stato più semplice del previsto. Abbiamo preso la scheda d'accesso e andiamo avanti. Ah, ancora vivo sei. E non gli devi beep al cavaliere nero. Benissimo. Allora, innanzitutto diamo un'occhiata se per sbaglio. Mi sto perdendo dei... Uno di quei candelotti strani che tecnicamente servono come che sono segreti. Che dobbiamo shottare in giro per la mappa. Visto che nello scorso episodio ce n'era uno sotto il camion che non avevo visto, ma l'ho rivisto adesso. Questi? Va bene. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Continuo a dire che la canna lunga è la roba più sbagliata del mondo. Ha un basso ratio, ma fa malissimo. Quanto è tamarro, Vincent. Risultati livello. Dai, me la sono cavata benino. Bersagli col PTS, danni subiti, non ne ho subiti. Cosa ho fatto schifo? Ho usato poca magia. Lui vuole che usi magia. Vabbè, però ho preso S. Configi, 58 su 70, no, io ho presi tutti quelli con la mitragliatrice. Calcolo punti. 14.980 punti. Tutti come SP. Vado a livello 9, ha aumentato notevolmente la mia difesa. Questo è ottimo. 11% di precisione, vabbè, con un mitragliatore vedrai. Posso potenziare il Griffon. La canna normale la posso fare a 3, canna corta. Ok, posso fare un po' di cose. Cerberus può dividersi in tre. Tirare di pistola contiene una considerevole scorta di munizioni. Rapidità di fuoco, che può contenere una quantità minima di munizioni, ma è molto potente ed infligge notevoli danni. Poi potenziamo la Griffon, che è la mitragliatrice. Non penso di dover comprare assolutamente niente. A munizioni sto messo bene. Ah, io potrei comprare un altro terraio della Cerberus per farla diventare di un altro tipo. Ho capito, capito il discorso. Dome da cecchino ce l'abbiamo. Materie ce le abbiamo. A posto. Questa è Edge? Silenzio Edge. Ma Edge non è che è il nuovo nome che hanno dato a Midgar? Perché io non mi ricordo una città che si chiama Edge. Slashed, strangled and slaughtered. Beaten, stabbed and crushed. Garroted and impaled. Shot and executed without mercy. Nicely. Ok, il cattivo si chiama Vice. I wonder if this will be a little more amusing than last time.
E questa? È della WRO. Who's asking? Vincent Valentine. Reeves sent me. My apologies. Shilua Rui of the WRO. The commissioner has told me much about you. What happened here? That's what I'd like to know. I'm here on other business, but something's not right. It's too quiet. I've seen no trace of Deep Ground or the squads that were sent in to fight them. Also, where are the 500 people who are supposed to still be living here? Well, this is getting us nowhere. Like I said, I have business to attend to. I'll see you around. Business? The commissioner keeps telling me I'm wasting my time. My time searching. Searching for what? For my reason to live. Lei è conciata malissimo comunque. Occhio chiuso, braccio mezzo paralizzato, mezza nuda senza motivo. Però ok, Rui, teniamocelo a mente. Di Rive a conoscenza del fatto che questa esiste e si chiama Rui. Ok, ma io devo andare. Ok, lì c'è una porta chiusa. Oh. Con calma. Gli spazi chiusi, mitragliatrice. Proiettili della pistola, molto bene. E notate in alto a sinistra che c'è la materia Thunder che si illumina. Ok, non abbiamo una scheda d'accesso e questo mi va bene, questo è normale. Detto questo, e meglio andare dritti perché poi qua con termina la strada e non so cosa c'è dopo. Porco cane, l'ho mancato. Guarda qua, trappola. Ok. Qua non posso salire, ma ci devo salire dall'altro lato. Di qua avrei sorpassato. Non voglio, quindi torno indietro. Esploriamo tutto. Diamoci anche uno sguardo. Ah, guarda qua. Però non è che la quantità di soldi disponibili sia cambiata, insomma. La situazione è sempre la medesima. Canna corta, canna corta 2. Potremmo fare canna corta 2. Ma comunque ritengo di dover dare priorità alla canna lunga e alla canna normale. Ok, questi saltano. Fermi tutti. Allora, di qua era dove non ero andato prima. Sto mancando malissimo. E qua era il passaggio dopo. Ok, 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 ok. Finisco di andare in giro a zonzo. Siamo capiti. Comunque la passione per i cartonati come sfondo non ha mai persa la Square Enix, eh. Mamma mia. Però ecco, di questo non mi sento di dirgli niente perché comunque parliamo del 2006, eh. Loveless. Sempre Loveless. Non passa mai di moda quell'opera teatrale lì. Qua è a posto, dovremmo aver visto tutto. A meno che io tipo... Eh no, no, a posto, a posto, a posto. Andiamo avanti. Allora, un sopravvissuto. In red.
The edge of the edge city. Ok, dobbiamo andare a vedere questo deposito ai confini della città. Oh, una chiave d'accesso. Grazie, buon uomo. Il tuo sacrificio non sarà vano. Dice perché non mi piace il mitragliatore. Per vari motivi. Ma davvero nulla. Strano che io non abbia ancora avvistato... Vabbè, non vi faccio vomitare. Niente di... Ok. Poi bloccato. Come abbiamo intenzione di passare da questa parte? Non di qua. Ah, certo. C'era la scheda dall'altro lato. Questa qua è probabilmente la via di uscita da qualche altra parte. Lui ci ha dato chiaramente la scheda... Non ci pensavo alla scheda d'accesso all'inizio della mappa. Prima cosa che incontro, ricordatemi, mi devo ricordare di spararli un Thunder. Che a quanto pare il punteggio va alla fine missione, va anche molto in base a quante magie usiamo. Guardate, Loveless ovunque. Chi non si ricordasse Loveless, vi invito a guardare la mia serie di Crisis Core. Hydra! Il telaio dell'Hydra! Questo atleta... Perfetto. Telaio di fucile. Quindi possiamo creare. E ora vi faccio vedere che cosa ho in mente. L'Hydra diventerà la nostra arma a lungo raggio. Punto. Con aumento di difesa. Mentre la Griffon diventerà... Addirittura potrei quasi mettere una carna corta alla Griffon, estremamente veloce, mentre la Cerberus normale, quindi con una misura di canna normale. Io, se non l'avete mai visto, vi consiglio di andare a guardare la mia serie di Crisis Core e lì si scopre, lì viene citato un po' di più dell'opera teatrale Loveless tramite appunto un personaggio specifico. Ok, non te. Sì, così sparo molto più velocemente con la canna corta. Mi conviene. Mitraglio, ma... Non sono veramente più abituato a mirare con l'analogico. Ok. Le tanto amate piazze circolari di The Edge of Cerberus. È un pattern che si rivede spessissimo. Primi cecchini. Questo neanche se n'è accorto. Non sa neanche che io l'ho visto. Ah, ok. Ah, a te. Ti becchi un fire. Così non dicono che non sparo magie. Bambino che scappa.
Da dove? Ma comunque gli schiaffi che non sto prendendo. Ce n'è uno che non vedo. Eccolo. Dovrebbe essere l'ultimo. Queste non sono casse che si possono rompere. Il bambino l'ho visto, è lì, non scappa. Cerchiamo cure, perché non volevo usare una gran pozione e non ho pozioni. Non pensavo di prendere tutte queste botte, vi dico la verità. Non ci sono casse con cure. Male. Questa, guardate bene questa piazza. Cosa vi ricorda? Se avete visto Advent Children vi ricorda qualcosa, se no no. E comunque ho la ora ho pressoché la certezza che Edge sia la nuova Midgar. Sì, più o meno. Perché questa piazza la riconosco da Advent Children. Va bene, andiamo dal bambino. C'è sicuramente una capsula di quelle da cui devo sparare che sto perdendo, perché mi sembra strano. Ok, bambino. Spero che qua dentro ci sia 1000 kill, vabbè. Spero in pozioni, ma... sicuro che non c'è niente da rompere? No. Un po' scatto, Mamma mia, che ambush. Ok. Devo comprare. È assurdo, ma... sicuramente 4 pozioni... e almeno una gran pozione, almeno. Etere non mi sento di doverlo comprare. 2009, non penso ci siano modifiche. Sì, Hydra 2. Ok. Qualcun altro che vuol farmi uno scherzetto? No, la pozione che era qua. E noi la usiamo adesso e la riprendiamo. Sento il bambino cantare. Dove sei, bambino? Ah, questa porta non si può. Perché è chiusa. Qua l'unica porta è questa qua che è blindata, quindi non si può. Quindi se io scendo ed esco, tecnicamente dovrebbe accadere qualcosa. Infatti, ok, meno male. Proiettili fucile. Oh. Ah, gran pozione. Perfetto, scusata. Ok. Bambino, mi spieghi chi cavolo sei? Thanks. The warehouse. I know how to get there. It's through that gate. You have the car key? Come on. I know someone who does. Follow me. Abbiamo il bambino che corre in modo strano. Proteggi il ragazzo. Va bene. Thanks. Ha fatto prendere un colpo.
Ah, se io sparo qua. Ok. Guarda, l'ho visto. L'ho visto. Uff. Ok. Andiamo, bambino. Da che parte? Over here. Tu dici che io devo venire qua, vero? Mille kill. Qua dietro non c'è nulla, apparentemente. Oh cavolo, qua mettiamo il cecchino. Ok. Ok, sembra tutto in ordine. Ah, devo per forza fare le scale. Le scale sono estremamente lente, ecco, questa è una cosa che... fermi un attimo. Ah, ecco qua. Vi ricordate quella... quella porta che non trovavamo, che trovavamo chiusa prima? Era qua. Flutto di materia. Flutto di materia. Quindi, flutto di materia potrebbe stare qui tranquillamente. Aumenta il livello di materia in dotazione. Ah. Quindi diventa livello 2. Cioè diventa una Thunder livello 2. Quindi è Bolt 2. Ok. Molto forte. Allora quella lì diventerà l'arma, l'arma magica. Guarda qua un'altra. Erano tutte qua sopra. A posto. No, ok. Avrei esagerato. Sarebbe stato troppo colpo d'occhio. Ho chiesto troppo. E invece qua c'è. Questa è una zona dove penso poi dovremmo andare. Ah, per il bambino. Non ne posso più di sto parte. Scheda d'accesso. Perfetto. Sì, Junon Weapon con Cloud e la spada e la Buster Sword. There. That should let you through. Right. Thanks, kid. Avenge. I couldn't. Mom and Dad, right? But I couldn't move. I was too scared. But please, please help me avenge their death. È un mondo che non smette mai di soffrire, quello di Final Fantasy VII. Che sia il pianeta, che siano le persone, è sempre una ferita costante, è una minaccia che non va mai via. A scapito di altri Final Fantasy dove, bene o male, c'è un po' più di brightness, c'è un pochino più di... guardate qua. Questa... io non riesco a capire se questa è Aerith. Sembra un po'. E ora tiro. Ogni volta che tiro un lightning, il mio controller comincia a tremare. Che botta che mi ha dato questo. Da dove? Gran pozione. Vai, usiamo e prendiamo.
Bene i critici, bene. Dai, qua sembra free. Queste erano tutte cose che avevo, già rotto. Che avevo già rotto precedentemente. Col fucile da cecchino da lontano, sicuro. Di qua inoltre sembrerebbe. Ok, che di qua non sia la fine. Quindi salire da questo lato sembra la cosa logica. Ecco, magari anche cadere non è logico. Perché mi sto continuando a guardare in giro in maniera compulsiva, ossessiva, per vedere se trovo per caso uno di quei blocchetti da, far fuori. Chi mi ha sparato e da dove? Ok, capito. Lì l'ho visto. Ragazzi, non riesco a stare in piedi. Ma per andare lì, io devo per forza fare tipo un doppio salto che non mi fa oltretutto. Proviamo. Non è come se avesse un muro invisibile e quindi non mi fa il primo salto. Provo l'ultima volta. Non salta. Non salta. Ora salta, ma non va. Va bene. Ci si arriverà probabilmente dalla fine. Che cosa mi sta sparando? Ok. Allora, mi sono perso tutta una parte. Ah, eri tu! Ecco dove eri, che non capivo. Non capivo dove fossi. Proiettile di pistola. Gran pozione. Potenziatore massimo. Ma apparentemente non c'era nulla, quindi c'è, cioè, tutto quel giro sulla passerella era solo una gran menzogna. Mentre qui apparentemente qualcosa può darsi che ci sia. O è semplicemente una shortcut. Niente. Niente di che. Avremmo forse avuto probabilmente una visione migliore per il combattimento, tutto qua. Niente di più. E niente di meno. Peccato. Andiamo avanti. Basta cincischiare, scusatemi. Destra, sinistra. Non posso scegliere apparentemente. Sinistra. Ma noi andiamo a destra. Perché secondo me da quella porta arriviamo dietro a quella cassa a cui avevo sparato. Ma sicuro. Come siamo messi a soldi? 4K. Posso fare una canna lunga 3? Sì, assolutamente. Quindi attualmente il fucile è la mia, soluzione migliore. Dov'è il secondo che mi spara? Da sotto? Non me l'aspettavo da sopra. Ah, guarda questo. Erano dentro le scatole. Ok, scendiamo di qua.
Oh, era un elisir. Tutto questo casino per un elisir. Beh, l'elisir è una... mi rendo conto sia abbastanza raro, perché è fortissimo. Ripristina tutta la nostra vita e tutti i nostri punti magia. In più abbiamo sempre una Phoenix Down, quindi una coda di Fenice attiva. Questo è fantastico. Ora, giochiamocela bene. Qualcosa è esploso. È ancora vivo, non è vero. Ma di che cosa sei fatto? È morto. I PM non sono al massimo. Ora sono al massimo. A posto. Immaginavo. Ok. Sopravvissuto a un fire? No, ma frema, mi pigli in giro? Sopravvissuto a un fire? Incredibile. Cioè, di sotto c'è un oggetto che vorrei prendere, ma prima vorrei fare una sniperata. Non si può. Ora si può. Di queste passerelle, diciamole un po' e poi capiamo da dove mi sparano innanzitutto. E poi torniamo indietro, che c'era quell'oggetto che non volevo lasciarlo indietro. Ah, ma si può salire subito. No, niente, andiamo a prenderlo. Potenziatori. Quanti potenziatori max mi state dando? Guarda qua, guarda qua cosa ho perso. Dannazione. Speriamo non fosse una parte per la pistola, perché a quel punto sclero. Da dove mai sparato? Da là. Ok, non di qua. Facciamo ancora un giro. Che rabbia quella parte lì. No, niente, giusto. Dove vado? Che rabbia. No, vabbè, dai, vedrai. Vedremo che non... Insomma, non sarà qualcosa di importante. Sarà una Phoenix Down. Dai, mi credo che sarà una coda di Fenice. Confido in questo. Chi mi spara e da dove, porca miseria? Ok, no, i soldi non penso siano cambiati, infatti. E questo... Ok.
Aia, vai, aia, 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 aia. Ah, porco. Ok, ora sono un po' più libero. Vabbè. Era difficile un attimo all'inizio, ma perché sono un po' impedito io. Non ho voluto usare la trasformazione di Vincent perché comunque quei cecchini non li avrei presi. You know, this is the first time I've ever felt the rain on my skin. But then again, I hadn't even seen the sky until a few days ago. So you're Vincent Valentine, keeper of the proto-materia. Proto-materia? Yes, the key to controlling Omega. We know you have it. Hand it over now, and I'll kill you quickly. Non so idea di chi è che contro chi ti sei messa così. Mi sto arrabbiando. Ma questa è l'ultima limite, questo è caos. Questa è l'ultima limite, la limite di livello 4 di Vincent. E lui è arrivato a darci una mano. Male sto livello. Ci ho messo un'eternità e tempo cinfa. Precisione, tempo danni di catene però buone. Però un sacco di S. Vabbè. Peccato, ci ho sperato. Ragazzo salvato, cecchini sconfitti. Ho missato due cecchini. Vabbè. Non pensavo. Vabbè, tutta XP, che cosa me ne frega me dei soldi. Livello superiore 584, bene, aumenta la destrezza, aumenta, perfetto. Catene mortali, va bene. Le modifiche non me le posso permettere. Forse una canna? No. Non posso... Quanti potenziatori max ho? Potrei venderne uno. Elisir, però non mi va di vendere niente, onestamente. Se vendessi un Elisir, mi metto a posto. Però, lasciamo perdere.
Nei tuoi sogni sei sempre lì, Vincent. Lucrezia. Why? Awake. Ora, io penso che tutti voi sappiate chi sia Lucrezia se avete seguito la mia serie del Final Fantasy del 97. Ma penso che il gioco ce lo ricorderà bene chi è Lucrezia, quindi ce lo spiegherà anche meglio. 97 ce lo spiega proprio poco. Ecco, infatti. Talk. Why did you let this happen? Silence. You. Silence. Shinra Manor oggi spara a Tarx, che era Vincent, e il suo corpo ne fa degli esperimenti, come nel 97. Lucrezia. Assedio al quartier generale. Se Vincent è come è grazie / per colpa di Ojo. Well, look who's awake. Hold on, I'll release you. Non molto la capsula dei Saiyan. Where am I? Safe inside the WRO headquarters. I carried you back here from Edge after you collapsed during your fight with Deep Ground. It seems like the beast inside you went a little wild back there. This happened often? Went wild. Do you mean chaos? Chaos? Your body harbors the chaos gene? Oh, so that explains your relationship with Dr. Lucrezia Crescent. Were you the product of one of her experiments? Lucrezia's experiments? I apologize. That wasn't what I meant. Wait. Lucrezia was researching chaos. Don't tell me you didn't know. Crescent, Shinra Class A scientist specializing in biotechnology. In her research thesis, The Planet's Pulse, she refers to chaos as one of the sentient xenoforms residing among us.
However, the theories that she presented in her work were so abstract and complex that no one should have took her seriously. I'm so sorry. A lui non gliene frega niente, lui ama Lucrezia. Unfortunately, no. On top of being obscure, it was never even submitted to the Shinra database. All I know is what I saw while going through the company's archives. Vincent, have you recovered already? Questi vanno ad aggiungere un sacco di tasselli perché sono partiti da una limit di livello 4. Ah, ma Lucrezia stava svolgendo degli esperimenti su questa forma xenomorfa che era Chaos. E il cervello di Vincent esplode. What is the status of our keeper? His location remains unchanged since the confrontation. We can assume this is the WRO headquarters. Good. Two birds with one stone. So, Rosso the Crimson told you that proto-materia is the key to controlling Omega. Yeah. Any ideas? Soul rot of Terra Corrupt. Quelling impurity, purging the stream. To beckon forth an ultimate fate. Behold mighty chaos. Omega Squire to the lofty heavens. Where'd you... A passage from Dr. Crescent's thesis. But that's all I know. Unfortunately, I only saw a fragment of the document. However, Chaos, Omega, and... All seem to be connected to Dr. Crescent in some way. There's no other explanation. I think we'll need to gather more data on her to get anywhere. What now? E ovviamente arriva l'assalto della Deep Ground e del bestione Azul, il ceruleo. Ma dov'è la base della WRO? Junon. Anche la bambina è passata e l'abbiamo vista per un istante.
Ed evidentemente lei è rimasta scioccata. Ok, siamo in un momento in cui Revelations. Tante carne al fuoco. Tante cose da dover scoprire. E tutto questo nella prossima almeno comincerà nel prossimo episodio, perché siamo arrivati ormai alla fine della prima puntata e adesso c'è da sparare e aiutare i membri della WRO. Vi ringrazio tantissimo per essere stati con me. Vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, lasciare un commento, dirmi cosa ne pensate di Doge of Cerberus. Scusate se ho cincischiato un po' cercando oggetti nella mappa, ma chiaramente fa parte anche della mia blind run, anche se cercherò di tagliarli il più possibile. E vi auguro una buona serata. Un trifoglio per te, uno per me, uno per voi. Vabbè, ciao ragazzoli, buona serata.